se della coppia più attesa qui alla Rose Garden Arena, Meryl Davis, Charlie White. Oh, that sounds Sono representing argento United olimpico States. e Here mondiale, lo are hanno tenuto Meryl proprio alle Davis spalle and dei canadesi Charlie White. Tessa Virtue e Scott Moir, e hanno vinto l'NHK Trophy. E quindi davvero su questa, poi hanno scelto una musica, inizialmente la musica del postino del film e poi le musiche di Forever Tango, quindi è anche un programma molto intenso il loro. Forse una delle coppie più veloci e più energiche all'interno di tutto il circuito internazionale. Bellissima questa espressione di Meryl Davis. No, caduti tutti e due. Grazie.
peccato, peccato per quella caduta, davvero non ci voleva, non ce l'aspettavamo, anche se c'era già stata qualche imprecisione da parte di lui. Sì, Charlie aveva avuto una piccola difficoltà nella sequenza di passi, poi peccato quella caduta nel momento proprio in cui io e te ci stavamo godendo l'intensità, sì, dell'interpretazione, era incredibile, incredibile. L'energia, lei bellissima, pazzesco. Come vi ho fatto notare anche prima, loro sono una delle coppie forse più veloci e più dinamiche sul ghiaccio. Questo programma che parte così quasi in sordina per poi sparare, c'è a razzo, crescendo fantastico proprio, no? Perché poi peccato, lei ha una velocità, sì, lei ha una capacità interpretativa veramente, sì, che sì, sì, comunica proprio tantissimo, ti porta sul ghiaccio. Poi Charlie bravissimo perché prende lei, la solleva con estrema facilità, lui è fortissimo, raggiungono posizioni difficili e in pochissimo tempo. Anche loro sono dispiaciuti, vediamo, da questi errori. Beh sì, certo, poi insomma anche insomma, sono in casa, no? Cioè, poi sono a Skate America e questo magari la sentivano anche di più come gara. Sì, però no, tecnicamente sì, purtroppo sanno di non aver fatto benissimo. Tecnicamente nella sequenza di passi, quella sul cerchio purtroppo era anche in un momento particolare, cioè all'interno della sequenza di passi c'è una parte fatta esclusivamente sulla sezione su un piede. Ecco, andiamo a rivedere. Vediamo, questa è la caduta dove qua avevano questo stop davanti, proprio davanti ai giudici, dove fanno vedere incredibile l'intensità, lui perde l'appoggio e qua caduta per entrambi, per cui due punti di detrazione. Spero che facciano vedere no, questo è l'ultimo sollevamento, rotation dove lei è in posizione spaccata, qua lui gira velocissimo, fantastico questo sollevamento, proprio difficile. No, stavo dicendo che lui ha proprio sbagliato nella parte, nella sequenza di passi su un piede, dove proprio viene richiesta l'esecuzione di determinati passi in maniera pulita. Purtroppo sporcandoli è andato a compromettere il raggiungimento di un livello. Certo, adesso sono qua che adesso stanno aspettando. Sì, perché comunque non i credo che ci siano dubbi. Hanno avuto 149,08 di punteggio, però loro comunque avevano un vantaggio per quanto riguarda lo short prog a 63,62, avevano ottenuto loro nella short dance, mentre Vanessa Crone e Paul Poirier avevano 60,41, quindi magari. Sì. Ho visto che comunque hanno fatto anche degli accorgimenti nel programma lungo, dove hanno cambiato alcuni sollevamenti, alcuni passaggi. Io credo che a livello di components non ci sia assolutamente nulla da paragonare. Non dico che gli altri non siano bravi, anzi, hanno però questi è un modo di pattinare, una velocità. Meryl, no? E Charlie sono veramente straordinari a livello interpretativo. Purtroppo hanno commesso questi errori. Forse si avvicineranno, magari non so, sono curioso di vedere se addirittura fanno il punteggio tecnico dietro a qualcuno. I migliori fino adesso a livello tecnico sono stati Shibutani, che erano quarti in classifica dopo il corto. Sì, e per il 45-25 momento Crone Poirier, Shibutani, sì, 46-79. Quindi sì, sicuramente hanno avuto un punteggio veramente elevato. Del resto era bello il loro esercizio, sì, l'abbiamo visto dall'inizio. Sì, cioè, sì, ho paura che forse tecnicamente possano rimetterci qualcosa. Invece a livello di components, veramente non. Dici, dubbi non ci dovrebbero essere, no, ovviamente, su di loro, no? Sempre le components della coppia canadese sono 44-42. E il punteggio più alto per loro era sull'interpretazione di 7,54. Vediamo adesso. Charlie White from the United States. Their free dance score 93,06 il totale, con 45,16 per i Technical Elements, 50,90, 3 punti di trazione, 156,68, dunque senza dubbio vanno a vincere e hanno anche il miglior libero con i Technical Elements, però sicuramente più bassi con 45,16, ma sono imbattibili sotto il profilo dei Program Components. Quindi i vincitori di Skate America sono proprio la coppia statunitense, la coppia di casa Meryl Davis e Charlie White con 156,68, alle loro spalle la coppia canadese Vanessa Crone e Paul Poirier con 149,08 e i fratelli Shibutani, Maya Shibutani, Alex Shibutani in terza posizione. Una classifica che potevamo aspettarci, ci dispiace un po' anche per la coppia canadese Weaver Poge che ci aveva comunque impressionato, ma siamo comunque all'inizio della stagione.